Buondì Fiol, buonditoso, buonasera Fiol, buonasera Tose, dipende da che ora guarderai questo video. Come andiamo? Spero bene. Ciao a tutti, io sono Stene da Treviso, con furore e con ben ritrovati su Stene Channel e bentornati a Casa Stene. Grazie di cuore a tutti e a tutte, nessuno escluso. 14.255 iscritti, mi avete fatto tagliare, superare la quota. 14.250 iscritti, siete meravigliosi. Sempre per merito vostro, mi potete seguire anche sulle stories di YouTube che ho ricominciato ad aggiornare, per cui, cosa dire, ve voglio bene, tanta roba. Questo video, chiaramente, visto che parlerò oggi di serie C, lo condividerò sul gruppo serie chat, Girone Biccia, Marco Ocre, Enrico Morselli, tutti i ragazzi e ragazze della community. Mi raccomando, un bel like sulla pagina Tana Giallo Blu di Enrico Morselli e sulla pagina pubblica e privata, serie chat, Girone B. Allora, termina questo girone d'andata senza grosse sorprese per quel che concerne la classifica, attenzione, specifichiamo. Ieri comunque ci sono stati dei risultati abbastanza così sorprendenti, perché chi l'avrebbe mai detto che la Virtus Verona faceva bottino pieno in quel del Braglia? È il bello del calcio, insomma. Comunque la classifica ci dice che il girone d'andata si chiude con il Südtirol campione d'inverno, così questo titolo un po' così, idealmente campione d'inverno, ecco, così possiamo dirlo. E poi sotto c'è il troncone di squadre che, bene o male, tutti all'inizio si aspettavano, insomma, di vedere in questa griglia playoff. Se il campionato fosse finito oggi, dal Perugia che si trova a 36 punti fino al Feral Pisalò a 26, insomma, diciamo che le squadre che sono qui dentro hanno più o meno rispettato i pronostici, chi più e chi meno. C'è ovviamente la Triestina che, secondo molti, anche secondo il sottoscritto, ha perso diversi punti per strada. Sorprende il Mantova, neopromossa, che è lì che fa la voce grossa. Complimenti comunque anche al Matteliga, perché sarebbe tranquillamente salvo se, ripeto, il torneo fosse concluso in questo momento. Sorprende l'Arezzo, l'anno scorso al nono posto ha chiuso il torneo, mi pare che abbia rinunciato anche a fare i playoff perché appunto c'era la possibilità di scegliere se partecipare o meno alla post season. Sta di fatto che comunque è una stagione disgraziata al momento per l'Arezzo, sembra addirittura che, no, è certo che è stato esonerato Camplone e parrebbe che Stellone sia il nuovo allenatore della compagine Amaranto, per cui molto probabilmente il vero Arezzo, e penso che se lo augurano anche i tifosi, si vedrà in corso d'opera nel girone di ritorno. I punti sono tanti e quindi staremo a vedere un po' quel che accadrà, anche perché purtroppo, ragazzi, l'incognita Covid è sempre dietro l'angolo e quindi sbarella un po' tutto. Io ieri ho seguito due partite, ho seguito San Benedettese Padova e Modena Virtus Verona. Partirei con la prima nella mia analisi. Allora, sono completamente d'accordo con il mitico presidente della Samb, Domenico Serafino, che giustamente dice: noi non usciamo ridimensionati da questa partita, ma noi ci crediamo invece al progetto e ci crediamo sul fatto che comunque c'è tutto un girone di ritorno da disputare. Ha ragione. Le dinamiche sono tantissime in questo torneo. Abbiamo visto, e torno all'esempio più pratico, che la Virtus può tranquillamente far la voce grossa in casa del Modena, quindi non è escluso che, insomma, la San Benedettese possa fare un girone di ritorno importante. Però, insomma, ci sono sempre anche da considerare tantissime dinamiche. È chiaro che se arriva Schelotto, se Zironelli recupera tutti gli infortunati, perché anche ieri poi si è vista la mancanza in mezzo al campo di Ruben Botta, Maxi Lopez è entrato, un attaccante che con la categoria non c'entra letteralmente un cazzo, però si è fatto male dopo 10 minuti, poi appunto, come ha sottolineato l'allenatore della San Benedettese, non c'erano cambi in panchina. Direi che se la San Benedettese si mette a posto può chiaramente dire la sua. Però se di fronte, ad esempio, si trova un Padova cinico e spietato come quello di ieri,
c'è poco, insomma, anche da sorridere, insomma. Allora, fondamentalmente diciamo che la Samb un posto playoff se lo può garantire sicuramente. La vittoria finale, per carità, mai dire mai nel calcio. Certo che se ti trovi davanti, come ribadisco, corazzate come quella biancoscudata che ieri sfrutta l'unica occasione importante, perché alla fine è riuscita a concretizzare l'unica disattenzione del primo tempo della linea difensiva della Samb, che è stata infilata da un lancio di 40 metri che Jelinić ha messo in fondo al sacco. Tra l'altro Jelinić era più di un anno, se non erro, che non provava la gioia del gol personale, e poi comunque ha controllato bene la partita. Io devo dire la verità che questo Padova, ragazzi, è tanta roba, ma non lo sto assolutamente a scoprire io o a rendermene conto adesso. Anzi, mi sembra un pochino riduttivo il fatto di dire ma c'era un rigore per la Samba al 91esimo, eccetera. Secondo me no, era più, secondo me, evidente il fallo di mano sul colpo di testa di Nocciolini. Però se andiamo a analizzare la gara, il portiere Padova Valentini non è che abbia fatto questi interventi miracolosi, ha fatto degli interventi di routine, perché comunque di fronte agli attacchi sanbenedettesi c'era una difesa compatta da parte del Padova che non ha concesso praticamente nulla. La Sanbenedettese onestamente non esce dal campo ridimensionata, però sicuramente giù il cappello ai biancoscudati, perché non hanno rubato nulla. Mi sembra un po' riduttivo, insomma, che tutto ruoti al fatto di questi episodi di Moviola. Sì, portare a casa il pari, però onestamente sarebbe stato un pari che, per carità, ci stava nell'economia della gara, però non mi sento di gridare allo scandalo se il Padova ha vinto, perché ha disputato una gara accorta da grande squadra. Detto ciò, no, stavo pensando in questo momento così di defiance mentale alle grandi parate che ha fatto il portiere Giacomel in quel del Braglia di Modena, perché ieri Modena-Virtus Verona è stata una partita estremamente divertente rispetto a quella appena descritta, perché è stata un po' da caffè, devo dire la verità, San Benedettese Palo. Invece, cioè, cazzo, Modena Virtus Verona era un po' la camomilla, perché tutto frenetico, tutto molto a ritmi elevati. E cosa dire, che il Modena ci ha provato in tutte le maniere e si è trovata davanti un baluardo invalicabile come l'estremo difensore della Virtus Verona Giacomel. Poi nella ripresa, la squadra di Gigi Fresco, che ci ha abituato comunque a delle prestazioni, insomma, abbastanza soddisfacenti, ha trovato questo grandissimo gol di testa di Pellacani, che secondo me ha fatto una rete da grande attaccante, perché intervenire di testa così su un cross teso e inzaccherarla sotto il 7 nel primo palo è tanta roba. Però da lì si è vista la reazione della grande squadra del Modena, cioè c'è stato un bombardamento a tappeto, ma ieri io penso che neanche se tirassero il pallone con le mani la sfera finiva alle spalle del portiere veronese. E quindi io dico che il tifoso modenese può essere arrabbiato, ok, giustamente, neanche deluso, amareggiato della sconfitta, però ragazzi, che squadra è il Modena? Una squadra nata e che sarà grandissima protagonista nel girone di ritorno, assieme a tutte le altre che fanno parte, diciamo, del troncone dei playoff. La classifica è cortissima, ricordiamoci che il Padova deve ancora giocare una partita e che poi ci sono tantissimi punti in palio ancora, quindi ci sarà da divertirsi e da divertirci come ogni anno. E giù il cappello al Cesena, non mi devo assolutamente dimenticare della squadra bianconera. Partita veramente di merda, tanto per usare un eufemismo. Adesso ha trovato l'11° risultato utile consecutivo, Viali ha trovato la quadra del cerchio, una bella vittoria ad Arezzo grazie alle reti di Favali e Bortolussi. Cosa aggiungere? E chi se lo aspettava di un Cesena così pimpante, di un Cesena così frizzante, di un Cesena che si imponesse con una verve tale da meritare, insomma,
quel posto in classifica che significherebbe comunque garantito un playoff e che poi, in base poi agli scontri diretti, potrebbe addirittura voler dire promozione diretta in Serie B. Stavo dicendo Serie A perché mi ricordo che c'è in Serie A, invece promozione diretta in Serie B. E tutto è possibile, ragazzi, tutto è possibile, per cui inutile star qua a farsi delle pugnette mentali, ciancio le bande, bando alle ciance, staremo a vedere che cosa accadrà. Comunque, ribadisco il concetto, questa è la classifica finale, campione d'inverno il Sud Tirol, asterisco, perché manca la partita tra Padova e Carpi, che potrebbe invece eventualmente eleggere i patavini campioni d'inverno, però ripeto, titoli virtuali che sicuramente non contano nulla, staremo a vedere poi a fine anno realmente che cosa accadrà, ma soprattutto già nel prossimo turno. Perché, come di consueto, il bello del campionato di Serie C, nella fattispecie Girone B, ci ha insegnato già l'anno scorso che le sorprese sono dietro l'angolo. Bene, fioie e benetose, direi che è il momento di congedarmi. Per cui, come sempre, vi saluto cordialmente. Ve voglio bene, stemme bene, e ci vediamo al prossimo video o alla prossima puntata di Casa Stene. Ciao a tutti!